purtroppo insomma veniamo da anni e anni di tagli, no, alla sanità, ne siamo ben coscienti, quindi un centro come questo che forma i medici e che dà insomma un'altissima qualità da questo punto di vista è molto importante. È importante perché noi dobbiamo sempre andare di più verso modelli altamente qualificati dove i medici sono formati sia dal punto di vista professionale ma anche sul management. Gestire il sistema sanitario richiede sempre più competenze e competenze diversificate, anche che non sono strettamente sanitarie, pensiamo all'impiego della robotica, all'impiego dell'informatica, dei sistemi di digitalizzazione. Oggi abbiamo nelle sale operatorie ingegneri clinici, fisici, cioè sta cambiando il meccanismo, così come noi dobbiamo cercare di recuperare risorse e nello stesso momento reinvestirle in salute, che è lo scopo del patto. La fondazione è nata per ricordare Nicola. E la fondazione è nata per un sogno, per una speranza, è diventata una certezza. Qui vengono medici e chirurghi, non solo ortopedici ma anche di altre branche, italiani e anche stranieri, ad imparare come si opera, ad imparare e a conoscere l'anatomia del corpo umano. E siamo felici di essere qui in Arezzo. È un centro aperto a tutti quanti, alle collaborazioni di tutte le università, così come collabora con l'Università di Perugia, la mia ex università, collabora quella mia attuale, che è l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Ha 7 sale settorie, quindi sale chirurgiche, dove c'è la possibilità di avere 90 discenti circa che possono lavorare contemporaneamente, quindi discenti che possono essere sia specializzandi che specializzati, quindi sia medici esperti che medici più giovani che vengono in questo centro per formarsi. La Nicholas Foundation è il più grande in Italia è l'unico, è il più grande in Europa sicuramente per dimensioni e per postazioni.